In questo video vedremo come effettuare il cambio rullo Rolly Carb nella versione base su una macchina motorizzata. Questi sono i componenti che formano il cambio rullo nella versione base, ovvero i pezzi della matrice in formato singolo, ogni componente, il rullo premontato e gli accessori. Prima cosa che dovremo fare è smontare la piastra e il kit motore per andare a cambiare il rullo e la matrice. Svitiamo i dadi utilizzando una chiave del 10, ci aiutiamo. I dadi in tutto sono 4 da svitare. Ruotiamo la macchina, sfiliamo la piastra, la posizioniamo da parte, togliamo un rullo, poi dobbiamo andare a sfilare tutti i componenti dalle barre filettate. Possiamo sfilarne in blocco, in questo modo. Poi non dobbiamo fare altro che inserire gli altri componenti in queste tre posizioni. Prendiamo il primo blocco, inseriamo nei tre fori. Facciamo scorrere fino giù. Idem. Altri pezzi. Ora idem l'ultimo blocco. Ottimo. Inseriamo un distanziale in ogni posizione. Rondella. Completiamo il montaggio con il rullo. La parte dell'albero più lungo della barra esagonale è sempre la zona per l'attacco del motore, quindi rimane sempre nella parte alta. Prendiamo la nostra piastra col motore, la inseriamo in posizione sempre, centrando le barre filettate e la barra esagonale del traino. Aggiungiamo un distanziale esterno che serve solo nella macchina da 15 mm. Aggiungiamo le rondelle in posizione. E poi concludiamo con i dadi per andare a bloccare il tutto. A questo punto raddrizziamo la macchina e poi dobbiamo andare a completare con un minimo di allineamento la macchina. Se
sempre con le chiavi, un minimo di in uscita. Anche dalla parte opposta. Il cambio rullo nella versione base ora è completato. La macchina è allineata ed è pronta per rollare.